i Red Hot Chili Peppers sulla 6, gran bella canzone questa che ci dà la grinta giusta, anche perché stiamo per parlare con Giovanni Allevi, il mitico pianista che ha iniziato ad esibirsi nei concerti di Jovanotti, che insieme al suo bassista Saturnino hanno da subito creduto in lui, e da allora è iniziata la sua carriera, è iniziata la sua fama e ad oggi è uno dei pianisti più affermati nel mondo. Come ci si sente, Giovanni Allevi, ad essere la persona che ha sdoganato la musica classica in Italia? Dunque mi ci trovo bene, perché tutto quello che è avvenuto è stato il frutto di una grande spontaneità e di un grande amore, di una grande passione, anche se c'è uno studio accademico durissimo alle spalle, ma soprattutto passione, cuore. Lei tra l'altro è seguito anche da un pubblico molto giovane che ha anche creato un fan club. Lì sono orgoglioso, perché avere la vicinanza delle nuove generazioni che rappresentano il futuro, che rappresentano la purezza, la passione anche loro, mi riempie davvero di gioia, di orgoglio. La classica domanda: che cosa prevede il futuro di Giovanni Allevi? Dunque, io ho appena finito una tournée europea con il pianoforte solo e quindi questo concerto prelude un po' a ciò che accadrà, perché è il mio grande desiderio tornare a confrontarmi con i suoni e le forme dell'orchestra sinfonica. Ma la vedremo più come direttore d'orchestra o come pianista? Diciamo che l'orchestra mi farà molta compagnia nel prossimo futuro. La cosa più bella è comporre musica, che poi sia per pianoforte solo. Il pianoforte solo mi mette un po' l'ansia, perché insomma sono io di fronte ai miei limiti. Nel caso dell'orchestra sinfonica posso avvalermi del talento di altri musicisti e quindi sono un po' più rilassato, un po' più contento. Grazie mille a Giovanni Allevi, a presto e buon lavoro. Non lo so dove andrò.